Mostrarmi in compagnia del nostro Bisa, del nostro Andrea del Sacco, che lì vediamo. www.pignerabile.it. Te la tua spam del cavolo. Comunque proveremo ad aprire questo telefono, adesso ve lo prendo, al display che come potete vedere è bello integro, e vedremo se ne verremo fuori. Mostro alle camere che ha un vetro rotto. Ah, manca il pezzo del vetro giusto che adesso andiamo a prendere. Abbiamo un kit di aggiustamento per iPhone e un phone professionale. Seguiremo la guida a 500 gradi da qua, la guida ufficiale, tanta roba. Va bene, possiamo iniziare. Pausa. Auguri. È lo schermo nuovo che andremo a sostituire, bellissimo, che è arrivato in questo bellissimo contenitore tipo cibo. Intanto siamo invasi dalle zanzare, non so se la faremo. Grandiosa l'idea del nostro Bisa di venire a fare questa cosa all'aperto. Vediamo che si sta impegnando. Non mi ricordo cosa dovevo fare. Dopo l'invasione delle zanzare ci siamo trasferiti all'interno, dove purtroppo problemi derivanti da una piccola vite. Vite spanata. E quindi stiamo avendo qualche difficoltà ad aprire il telefono subito alla prima. Tanto c'è qualcuno che gioca con la racchetta delle zanzare, ma siamo molto tecnici in queste cose noi. Prosegue una discussione su un gioco di carte. Di un gioco di carte. Siamo riusciti a togliere la vite incriminata usando un kit di cacciaviti recuperato da casa del cognato del nostro Bisa, c'era anche il cognato, vabbè, ok, ho capito male io. Adesso si beve e poi si prosegue, perché abbiamo ancora il telefono che deve ancora essere smontato dalla cover. Per ormai è passata un'ora da quando abbiamo iniziato l'operazione a cuore aperto. Complimenti, il paziente sopravviverà. In un momento topico stiamo cercando di aprire la plastica del telefono, sarà difficile. Ma fa spack? Sì, deve fare spack. No, però non spack. Hai visto lì, ti ricordi come faceva? È negli angoli il blocco. Sì, però a biforce. Ma devi... No, non così, in su, a devi, tipo leva. Devi farlo secondo me... Non ce la faremo così mai. Così in su, per... Siamo finalmente riusciti ad aprire. Questa è uscita da qualche parte, da solo. Uscito, dopo vedremo dove rimetterlo. Sì, ma ti ricordi il video? Non so se devi... È uscito questo pezzo qua che vedremo. Il video non... L'ho aperto senza problemi, devi solo tirare. No, non devo tirare perché c'è un filo qua. Ma ti ricordi? Oddio, ci ha distrutto tutto. Come in tutte le cose c'è uno che lavora e tre che guardano. Esatto. Giustamente. In realtà due stanno riprendendo, ma ecco. No, fa così, tienilo giù e poi si prova di staccare là. Non ce la faremo mai! Oh, staccato. Oh, grande. Ecco, appena ho detto non ce la faremo mai, ce l'abbiamo fatta. 350, quanto è? 375 gradi. C'è anche 550, ma non vorrei esagerare. Quando sento caldo alle mani, ve lo dico. C'hai i mega guanti protettivi, quindi... Sento caldo alle mani, non sto scherzando. Secondo me sono già a posto, capito? Un quarto d'ora che stiamo smadonando con quello schermo lì, forse riusciremo a venirne fuori. Il nostro Bisa è impegnatissimo in questa opera di scollaggio. Dai, dai! Siamo tutti qua che facciamo il tifo per te! Non ce la faremo mai. Dopo quasi un'ora di lavoro siamo riusciti a staccare lo schermo dal touch, lo potete vedere, questo qui è lo schermo touch da non toccare assolutamente con le dita, non bisogna dargli le ditate. E adesso verrà ancora la parte più difficile, perché dovremo staccare il vetro dall'involucro di plastica, quello argentato, attorno. Ce la faremo? Bisa, sei ottimista? Sì. Non ce la faremo mai. Ci siamo quasi addirittura d'arrivo. Ce la faremo a staccare l'ultimo pezzo dello schermo e recuperare la colla? Qualcuno intanto si sta bruciando, vero Bisa? Sì. Finalmente riusciti a togliere lo schermino distrutto, c'è però questa bellissima cosa, mettiamolo di profilo, che a tirare, a scaldare, qualcuno ha scaldato un po' troppo, vero Bisa? È venuto un po' tondo, non lo recupereremo mai.
Bisa, ce l'hai il pezzo di riserva, vero? No, lo ordiniamo su eBay anche questo. Tanto. Prego. Stiamo togliendo il biadesivo. Questa è una parte abbastanza delicatissima. Questa è. L'uso dell'italiano è improprio, ma va bene lo stesso, lo accettiamo. Situazioni al limite dell'estremo. Qua Grills ci fa. Ridere. Sì, qua non ce la farebbe venirne fuori. Oh, che cacchio. Ecco. Allora, attenzione, devo prima infilare un connettore qua e poi partire da qua sotto. L'ho fatto prima con. Dai, sorrisino. Ce l'abbiamo fatta. Dai, aspetta. Aspetta, sì, però intanto abbiamo attaccato, hai attaccato lo schermo alla plastica, cosa non da poco. Nuovo schermo, nuova plastica, no, la plastica è quella vecchia, e via. Ce la faremo, ce la faremo. Adesso dobbiamo metterci sopra il touch. Scherzo, amica. Siamo arrivati al punto in cui ho riattaccato il monitor e il touch. Qua mancava una parte di adesivo che in quelli originali c'è. Per il resto c'è questo piccolo difetto qua, che è un bottone diventato da resistivo a capacitivo. Però. Sta dicendo cose a caso, non fateci. E per il resto ci siamo. Non ce la faremo mai. No, no. È Touch, acceso. sembra funzionare. Sembra funzionare, poi solo il tempo Va un dirà. po' lento, ma questo qua è il Non te ne cellulare che accorgerti. si è fatto fregare. Direi che ci siamo. Boh. Scansione multimediale completata. C'ho due SMS. Non riveliamo per motivi di No, no. privacy Chi sono? chi sono. E direi che il vetro c'è. Boh, totale della spesa. 15 euro del pezzo più 5 euro di spese di spedizione. Beh, buono, quanto ti avevano chiesto per la riparazione? 70 euro. Questo Se... cellulare S6500 si compra nuovo a 79 euro. Però, Con il bordo dritto però. sì, Eh? con il bordo dritto però. Col bordo con il bordo dritto. dritto, Noi in effetti sì. siamo messi un po' così sul bordino. È venuto un Si po' vede un inclinato po'. perché è stato scaldato eccessivamente, Questo, però... vabbè, con una cover sopra non si vede più. La cover E ci vuole, comprate la diciamo che cover. Perché così quando vi cade non si rompe il vetro. ci abbiamo Infatti messo adesso solo comprerò la tre cover. La ore. cover costa 5 euro. Ripararlo nuovo, cioè ripararlo dal negozio costa 70. Ripararlo in casa costa 20 euro e 4 persone per 3 ore. In realtà ha lavorato solo uno e io, però va Vabbè, bene. Quindi dal vostro M è tutto, il Bisa è felice e contento, il sacco si è dato le riprese e Andrea è rimasto lì a insomma. A svagarsi, cazzeggiare. esatto. Sì. Ciao!